l'unione fa la forza. È lo spirito con il quale i vertici delle due città di Roma e Milano si sono incontrati alla presenza del presidente del CONI Malagò per discutere una candidatura condivisa alle future Olimpiadi 2024. La scelta della città sarà ufficialmente tra settembre e dicembre del 2014, ma la candidatura italiana invece si saprà non prima della primavera 2015. Si dovrà arrivare a un'unica certa condivisa candidatura e tutta una serie di passaggi che stiamo mettendo a fuoco. Sono molto contento del clima, anche perché siamo in un momento di larghe intese. Ho detto che anche su questo più che mai dobbiamo dimostrare che ci sia veramente una piena volontà da parte, io li chiamo stakeholder, rappresentanti delle istituzioni, insomma da chi ha voce in capitolo. A prescindere da quello, comunque è un'occasione di quello di rafforzare gli investimenti negli impianti sportivi. Io ho parlato per la Lombardia naturalmente, perché ha bisogno di investimenti. Abbiamo una straordinaria occasione che è l'area Expo. Il dopo Expo sarà un'area molto ben attrezzata, fruibile alle porte di Milano, ideale per realizzare quella che io ho chiamato il Parco Olimpico, cioè la città dello sport. Chiaramente abbiamo il problema dello stadio, a Milano c'è concreta l'ipotesi di un secondo stadio, ma non voglio entrare nel merito perché adesso l'importante è far capire quanto sia fondamentale per il presente e per il futuro e anche per vincere la possibilità delle Olimpiadi in Italia che ci siano strutture funzionanti in tutto il paese e direi nelle due grandi città del nostro paese. Roma ha le carte direi da quasi 3.000 anni per eventi importanti come le Olimpiadi, ma in questo momento noi davvero senza nessun tipo di divisione, nessun tipo di conflitto stiamo lavorando per una candidatura unitaria che sia una candidatura vincente del nostro paese.